Ragazzi, è iniziata cambio di angolazione perché abbiamo spostato dei mobili, il letto è più in qua infatti, però è iniziata ragazzi, partita decisiva, la partita della stagione all'Olimpico. Ragazzi, non so chi arbitra, è un pelato, ho paura, vista l'andata, io la partita d'andata non l'ho vista, so che ci sono stati degli errori, poi io li ho recuperati, però comunque a parte gli errori noi avevamo demeritato all'andata, quindi dobbiamo metterci le palle e andare a ribaltarla, perché una parte di me ci crede, però bisogna vedere come approcciamo alla partita e non sarà facile, anche perché la Roma sta già spingendo, dai ragazzi, dai. Non ci voglio credere ragazzi. La difesa come cazzo è messa di merda. Ancora Mancini. Ha fatto 3 gol in Europa League, di cui 2 contro di noi. Pazzesco. Io l'avevo detto in una storia. Bisogna vedere come si approccia la gara. Se si approccia bene, abbiamo possibilità. Stiamo approcciando male la gara. È già in vantaggio la Roma. Qua Mancini ruba il pallone a Pulisic, si gira come cazzo vuole. Pellegrini, palo. Nessuno che va a difendere quel pallone. E Mancini può fare il cazzo che vuole dietro. Va bene. Calabria. Ciaone. Mi sa che era Calabria che si fa proprio spostare come vuole. Ehi! Oh! Ma cazzo, ma non riuscite a metterla dentro neanche davanti alla porta! Tra l'altro fallo in attacco. Non ci credo, traversa! Non ci credo! Siamo anche sfigati, cazzo! Ma andate a cagare! Andate a cagare! Fate schifo! Fate schifo! Ingrati! Figli di puttana! Schifosi di merda! Porca tra... Cazzo! Siete delle merde! 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 Come rosso, raga? Ma come rosso? No, raga, perché è rosso? Allora, ve lo dico. Ha dato rosso a Selic. Per un fallo tattico rosso. Ma che cazzo? Vabbè. Ehi, i giocolieri, cazzo! Va bene! Situazione particolare. Giroud la tocca di mano. Poi un parapiglia, continuano lì a rimanere col pallone e la tocca ancora Mancini. Secondo me si annulla tutto perché il primo fallo è di Giroud. Immagino sia per quello. Fine primo tempo, ragazzi. Io, visto che non voglio andare all'ospedale, mi sono rassegnato. Non ci credo mai nella vita che rimontiamo 3 gol. Complimenti alla Roma, perché sia tra andata e ritorno se l'è meritato. Noi facciamo cagare in difesa. Difesa da Serie C, incredibile. E quindi faccio già i miei auguri alla Roma, perché molti diranno: ma come? C'è un secondo tempo da giocare? Sì, sì. Voglio proprio vedere come facciamo 3 gol. Voglio proprio vedere. Ragazzi, sapete, nel secondo tempo il Milan mette tutti i giocatori offensivi che ha. Ha tolto Calabria, ha messo Reinders, ha messo Chukwueze. Contemporaneamente abbiamo Pulisic, Giroud, Leao, Jovic. Dobbiamo fare 3 gol, vedete voi. Deve diventare tipo Istanbul 2005. Cosa che secondo me non succederà. Se noi non buttiamo dentro sti palloni, col cazzo che proviamo a rimontarla! Ragazzi, a centrocampo c'è un buco grosso così.
Porco. Cioè, ragazzi. Non solo noi dobbiamo farne tre per mandarli ai supplementari. Tra poco loro fanno il quarto con Abraham, che si mangia un gol davanti alla porta. Sì, Rafa Dio! Rafa, chi cazzo c'era lì? Me lo spieghi? Chi cazzo c'era lì? Ma che cazzo state dicendo? Neanche questo riuscite a buttare dentro. Nemmeno questo. Gol. A 5 dalla fine. Gabbia, a 5 dalla fine abbiamo segnato. Ora me lo spiegate in 5 più recupero, com'è che facciamo due gol? Me lo spiegate? Andate a cagare, va. Finita. Roma in semifinale di Europa League per la seconda volta di fila. E con merito. Noi abbiamo fatto cagare e ci meritiamo di uscire. La stagione, per quanto mi riguarda, è conclusa.